Ciao e benvenuto nel canale di Empathy Dog. Oggi voglio parlarti delle emozioni, le emozioni che un cane vive e può provare quando è insieme a te o quando è in altri momenti, ok? Perché? Perché la cosa importante da comprendere è che un cane ha delle emozioni, vive delle emozioni ed è tuo compito e anche un tuo dovere morale nei confronti del cane, di quello che il cane fa per te, aiutarlo a vivere nel modo migliore queste emozioni e questi momenti. Beh, innanzitutto c'è da capire che le emozioni il cane le vive praticamente in qualsiasi momento. Possono essere emozioni di paura, emozioni di disagio, emozioni di felicità, emozioni di stupore, emozioni di spavento. Insomma, sono le emozioni che noi stessi proviamo e viviamo, ovviamente in un modo totalmente diverso, perché il cane è un cane e vive le emozioni secondo altre necessità e altri bisogni, e sono i bisogni del cane, i bisogni primari del cane, ma di questo te ne parlerò poi in un altro video. Perché è importante capire come poter affrontare al meglio queste emozioni e come aiutare al meglio il proprio cane a vivere le emozioni nel modo corretto? Beh, innanzitutto, se riusciamo a comprendere che grazie alle emozioni possiamo aiutare il cane a superare delle difficoltà, possiamo aiutarlo a superare dei traumi che ha avuto in passato, come può essere capitato a Giasperino, che in passato è stato abbandonato due volte, quindi la sua emozione e le emozioni che lui vivrà in alcuni momenti possono essergli fatali, perché comunque ritornerà a riproporre certe dinamiche, certi comportamenti, perché quelle emozioni lo hanno segnato. Bene, queste emozioni noi le possiamo cambiare. E come possiamo cambiarle? Possiamo cambiarle cambiando quello che noi mettiamo come input, come comunicazione con il cane, ok? Queste emozioni le possiamo cambiare perché, riuscendo a cambiare la nostra comunicazione, il nostro modo di essere, il nostro modo di rapportarci nei confronti del cane, automaticamente cambiamo il risultato che lui ha durante quelle determinate azioni e quindi cambieremo anche le emozioni che lui sta vivendo. Ovviamente non si può lasciare le cose al caso, non si può fare di testa propria, perché un cane ha bisogno di essere compreso, ha bisogno di essere aiutato, ha bisogno di essere guidato nella quotidianità per far sì che le sue emozioni siano soddisfatte al meglio. E per farlo occorre che tu sappia come comunica un cane e conosca la psicologia canina per poterlo aiutare. Ma torniamo ancora un attimino alle emozioni. Le emozioni ti possono permettere di, come dicevo poco fa, superare la paura. Ti posso fare l'esempio di Jasper o anche Trinity, che ha paura del temporale. Come si fa a superare la paura del temporale? Beh, innanzitutto è ovvio che se sai che sta per arrivare un temporale, allora farai fare magari un giro veloce, giusto per fargli fare i bisogni, per farli sporcare, e poi tornerai a casa. Quello che devi fare è dargli un posto dove lui si possa sentire tranquillo, in modo che le sue emozioni possano sentirsi più forti, più sicure, perché si sente più protetto, e automaticamente rafforzarle. E quello che tu devi fare è quello che farebbe un vero leader: stargli accanto, ma non fisicamente, solo semplicemente con le tue emozioni, col tuo tono emotivo. Se tu ti preoccuperai, se tu andrai in ansia e penserai: poverino, mi dispiace, sta male, non so come fare per aiutarlo, beh, in quel momento aumenterai la sua paura. Se invece tu saprai che, e penserai che gli hai dato un posto dove sentirsi tranquillo, un posto dove lui può sentirsi protetto e riparato, in quel momento stai facendo la cosa giusta. È ovvio che se tu non ci sei e il tuo cane è fuori casa e c'è il temporale, beh, allora lì sono situazioni diverse, situazioni che si possono risolvere rispettando la psicologia e la comunicazione canina. Anche quando non ci sei, queste competenze influiscono sul benessere del cane. Perché? Perché il cane saprà qual è il suo ruolo, saprà
che sei tu che gestisci ogni situazione e vivrà automaticamente in modo molto, molto sereno e felice qualsiasi attività che voi farete insieme. Perché? Perché saprà affrontarle nel modo corretto. Quindi il mio consiglio è quello di capire che anche nel momento di una richiesta di comandi, come può essere un semplice seduto, ci sono anche le emozioni che influiscono sul risultato. E le emozioni partono anche da te, non solo dal cane, perché se tu sei agitato, nervoso e teso e dai un comando al cane, beh, il cane difficilmente ti risponderà. Se tu sei calmo, tranquillo, pacato, ma allo stesso tempo deciso, beh, il tuo cane potrà risponderti molto più velocemente, molto più efficacemente, e quello che si creerà sarà un turbine di emozioni spettacolari, perché vedrai che lui risponderà a un tuo comando subito, lo farà in modo felice, sarà felice anche di farlo e di conseguenza lo sarai anche tu. Quindi è tutto un circolo vizioso in modo positivo. Tutto solo e semplicemente capendo che le emozioni sono fondamentali per la buona riuscita di un rapporto. E questo vale anche per il cane. E per poterlo fare, l'unico che deve imparare, amico mio, sei tu. Sei tu perché devi imparare a comprendere come comunicare con lui e rispettare la sua psicologia. Allora riuscirai anche ad aiutarlo a livello emotivo e riuscirai anche a pagarlo e a renderlo più felice e sicuro di sé ed anche del vostro rapporto. Io ti mando un abbraccio, una coccola affettuosa al tuo cane e ci vediamo nel prossimo video. Ciao da Cristian.